buon lunedì 12 di ottobre, oggi dal canale Ecclesia TV per la nostra rubrica La Parola Goccia a Goccia inizieremo una nuova meditazione. Il titolo della meditazione di oggi è Di che discorrete fra di voi? Questa domanda la porge Gesù ai due discepoli nella via di Emmaus. Il nostro testo lo possiamo leggere in Luca al capitolo 24. Leggerò dal verso 13. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: «Di che discorrete fra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Due discepoli, tutti tristi, si fermarono. Gesù li raggiunse, non un uomo. Eppure loro non hanno visto Gesù, hanno visto un uomo come tanti. La domanda che porge Gesù ai due uomini è, lascia intendere come se lui non sapesse di che cosa stavano discutendo. E allora loro pensano, non può essere mai il Signore, il Maestro, l'Iddio vivente. Un uomo va a lui, un uomo che cerca in tutti i modi di raggiungerli per confortarli nella loro triste esperienza di vita. Che cosa li aveva resi tristi questi due uomini? Avevano creduto nel Maestro, nel Signore, e loro speravano, pensavano che fosse il loro liberatore, colui che era venuto per redimere le anime, salvare le anime e portare il messaggio della salvezza. Così è stato, ma la morte del Signore li ha profondamente sconfortati e delusi. Noi vediamo in questi due uomini lo sconforto, l'amarezza. Li aveva raggiunti l'amarezza. Non sapevano più, non avevano più una direzione dove andare, non avevano più quel punto di riferimento. Era il Signore il loro punto di riferimento. E quando viene a mancare il punto di riferimento nella nostra vita, noi veniamo raggiunti dallo sconforto e la delusione ci rende tristi. Queste due anime erano tristi, stavano discutendo, stavano raccontandosi tutto quello che era accaduto in quei giorni. Quelle triste esperienze le avevano stroncati, i loro piedi erano affaticati, stanchi. Non sappiamo in quel viaggio se stavano soffrendo la sete, la fame, il caldo. Ma Gesù li raggiunge. Lui è un amico. Ha visto che avevano bisogno di lui e si è precipitato lì. Le sue premure ci lasciano comprendere quanto lui abbia amore per l'essere umano. Per l'essere umano che si trova nel bisogno, nello sconforto. Lui non lascia mai i suoi lì, ma va e tende la sua mano. Di che discorrete fra di voi? Fatemi partecipi, raccontatemi che cosa vi è successo. È il nostro confidente Gesù, non è un estraneo. Quando abbiamo dei problemi, delle difficoltà, dobbiamo andare a Lui, raccontare le nostre storie, tristi, gioiose, quello che ci capita. Lui è lì, ascolta tutto. Ma allora voi potete dire, ma come? Lui non sa già tutto? Certo, lo sa, ma vuole e gradisce molto quando siamo noi a raccontare le nostre cose. Così come un figlio racconta le sue esperienze al padre quando torna da lavorare.
con l'entusiasmo dei bambini. Dobbiamo avere questo entusiasmo di raccontare le nostre cose e confidarle a Lui e solo a Lui, per renderlo partecipe di tutto quello che ci succede nella nostra vita. Così Lui si sentirà coinvolto, amato, si sentirà un padre onorato di avere dei figli che confidano e si fidano di Lui. Vediamo questo straordinario personaggio che è il nostro amato Signore, che va e conforta queste due creature che hanno smarrito la via, hanno perso la speranza e non sanno più dov'è il loro Signore. Ma loro non sapevano che il loro Signore era lì con loro, che stava parlando. Il testo poi concluderà alla fine, quando i loro occhi si aprirono, finirono col dire: ma il nostro cuore non ardeva? Non sentivamo ardere il nostro cuore quando Gesù ci parlava? Sì, cari ascoltatori, perché Gesù non ha un linguaggio umano. Il suo parlare infuoca il cuore, lo infuoca a tal punto che non possiamo fare a meno di sentire la sua presenza. Il fuoco raggiunge l'uomo e lo fa sentire protetto, amato, straordinariamente circondato di soccorso, di aiuto, di benevolenza. Tutte quelle cose che il Signore può donarci, noi li racchiudiamo nel nostro cuore e li conserviamo, li teniamo lì, in quello scrigno segreto, dove nessuno mai ce li potrà rubare. Allora, quando pensiamo a Gesù, Dio, pensiamo anche che Gesù è il nostro amico migliore. Quando sei nella necessità, quando hai bisogno di chiamarlo, non temere, chiamalo. Egli si presenterà e porgerà la sua mano per aiutarti. Io vi ringrazio per l'ascolto, scusate per la mia voce, ho un leggero mal di gola, ma non è importante la voce, ma il messaggio che avete ricevuto. Vi do appuntamento a domani e con la gioia nel cuore vi do il mio abbraccio e il mio saluto. Shalom, carissimi.